finisce così. Finisce così. Ma siamo seri? Sì, signori, benvenuti a un nuovo video su Emilio. E oggi finalmente siamo tornati su The Impatient. Raga, da una vita e mezzo che non ci gioco. E ero anche contento così, perché sinceramente, prendo degli infarti sul visore, non avevo poi così voglia. Stronzata a parte, raga, mi sono un attimo fermato per dare un po' spazio a alcuni videotech. Poi, come ben sapete, è cambiato un po' tutto il programma, quindi ci siamo un attimo fermati. Però ritorniamo carichi sul visore e sul Move. Finita questa serie ce ne sarà ovviamente un'altra nuova e sempre una serie horror. Quindi vi lascio il gameplay. Va bene, continua intanto. Quanto sono emozionato, quanto tempo che non gioco a questa roba. Sono tutto completamente dal cima in fondo emozionato, da qua fino a qua. Va bene ragazzi, l'ultima volta eravamo arrivati in questa minchia di chiesa e... Ok, questo è il tizio, il prete che ci ha salvato. Che cazzo ne c'è? Perfetto. Emozionato, Salve! Tutto bene? Hai questo tizio qua, minchia, c'ha una voglia di correre che è spavento. Belle tette, eh? Buona mano, zio. Avanti, la porta. Aiutami con la trave. Vaffanculo. Vaffanculo. Dai. Tira su. Presto, sarà tutto finito. Dio mi perdoni. No! Ma cosa ha fatto? L'ha sparato? Dammi la torcia. Via! Ha sparato anche noi, io. Respira. Respiri ancora. La fame consuma. Seglia! Via, muoviamoci! Sta correndo? Non ce la faccio, non riesco più a correre. Ce la fai, Susan. Avanti! Fermi. Non ci vedo un cazzo. È normale? Ehi. Come ti senti? Di merda, zio. Dove siamo, zio? Tunnel di servizio. Arriva all'hotel. Per ora pensa a riposare. Hai rischiato di beccarti un proiettile. Hai fatto una caduta e preso un bel colpo in testa. Te la caverai. Perché hanno aperto il fuoco in quel modo? La polizia ha visto il minatore. Ciò che era diventato. E ha reagito. Reagito? Hanno ucciso delle persone. Esagerata come reazione. Dovremmo calmarci, tutti quanti. Riflettiamo. Prendi la torcia. Perché dovrebbero farlo? Hanno sparato. Li hanno uccisi tutti. Ci sono dei morti. Sono morte delle persone. Fame. Consuma. È stato un fraintendimento. Sì, ecco, dobbiamo... Raga, ho dei problemi seri, io. Dobbiamo andarcene da qui. Questo tunnel ci condurrà all'hotel e da lì scenderemo dalla montagna. Può camminare? Segui il dito con gli occhi. L'ho seguito, zio. Cazzo mi guardi? Lo sto seguendo il dito. Si è bloccata, raga. Zia, secondo me sta qua sta malissimo. Hai un trauma cranico. Resta su quella sedia per ora. No, non mi lasciate qua. Dobbiamo andare, ora. Pensi di farcela? No, non mi lasciate qua, Davvero che l'avresti fatta. Andiamo. Perché mi lasciate sempre in fondo? E la polizia. Se questo è tutto un incubo, voglio svegliarmi. Very cool. Victor conosce questo posto come le sue tasche. Se c'è qualcuno che può farcela, è lui. Victor, sei tu? Victor? Porca troia! Victor! Bene, basta giocare, ora andiamo. Ma perché è scappato dall'altro? Non ci può aspettare, mortacci, su. Guardate, per favore, Ted, concentriamoci. Per questi camminano, passeggiano, raga, cioè io mi sto cagando addosso, questi passeggiano. Sembra che Victor sia stato qui di recente. Ok. Questo appare come la Madonna di Lourdes. Posto. Dove cazzo sono
Cazzo mi guardi? Che c'è? Lasciami. Ah, che c'è? Devo sapere. Per caso ti hanno lasciato in isolamento ultimamente? Per giorni... Allora... Sì, per giorni... Perché me lo chiedi? No, sì, per giorni anche. Puoi dirmi che cos'è successo? Che sta succedendo qui? Temo che non sia rimasto molto tempo. David, cerca di stare tranquillo. Dove siamo? Dove sarà l'ascensore? Ora siamo nel seminterrato dell'hotel Brand. Non sto facendo un cazzo, raga. Ma vi giuro, proprio zero. Facciamo le figure, eh. Guarda, ti fo il cane, ti fo. Guarda, ti fo il cane, eh. E bau bau bau. Tan, tan, tan. Vado, vado, vado anch'io. Succede l'ascensore. Quando ci saremo tutti, potremo andare. Va bene. Pigio? Dobbiamo andarcene da qui! Ora! Madonna! No! L'han beccato! Oh, non va bene. Non va bene. Non va per niente bene. Cazzo! Andrà tutto bene, tu premi, devi mantenere la pressione. Ok. Ma perché ci stanno sparando? Mi sento... Oh! Spiegare. David, e se uno sta morendo? Ormai siamo quasi in salvo. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ancora uno sforzo. Sì, quello lì intanto è morto. Ve ne abbiamo forato il fegato. Ce l'abbiamo quasi fatta. Guarda che ti do uno schiaffo, ti do uno scappellotto, eh. Dove stiamo? Posso capire questo povero ascensore. Oh no. Oh no, è di nuovo la polizia. Sono tornati a finire il lavoro. Vediamo di calmarci. Niente panico. Mi è già salito. Dobbiamo andarcene subito. Non si apre. Qui, presto! No, no, no! Vattene via! Lasciami! Che buon dico, raga! Dobbiamo andarcene da qui. Giù, 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 giù. Questo è l'ingresso. Non possiamo restare qui. Pigia, 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 pigia. Si può sapere cosa stai facendo? Là sotto c'è ancora la polizia. Quindi questa è la fine. Non sparate! Raga, ma sono... Ma sono io un buon... Vai all'inferno! Oh oh. Zio? Li ho ammazzati io sti qua. Sono un mostro! Ma cosa c'è? In uno di questi non ti noteranno. Vedi se ti va bene. Porca puttana. Porca puttana. Quindi ero uno della miniera, raga. Però adesso, tutto questo. Dove Gesù devo andare? Che sta arrivando l'ascensore? Perfetto. Bene. Raga, un'ansia e non ci ho capito un cazzo. Dovrò che finisca sto gioco, ve lo giuro. Se lo fai, ogni scelta influenzerà il tuo destino e quello di chi ti sta intorno.
Perché non mi ha fatto niente il Wendigo? Per fortuna. Raga, non mi ha fatto niente perché sono anch'io un mostro. Madonna di quella Madonna. È morto? Sembra che tu abbia fretta di andare a ficcare il naso dove non devi. Quando tornerai potrai fare un sonnellino. Ma chi è sto qua, raga? Ha un prezzo. Parliamo di soldi. Ma che cazzo fai? Massacrati, raga. Dobbiamo arrivare alla funivia. Stai indietro. Vecchio, ti ho salvato la vita. Ti ho salvato la vita. Non ti avvicinare. Il Wendigo non è un'infezione, è una maledizione. La punizione per un peccato imperdonabile. Hai consumato la carne di un altro essere umano. Sei un mostro! Nel corpo e nell'anima! Mi spiace. Non posso lasciarti scendere da questa montagna. No. Cazzo, raga, cosa decido? Puoi aiutarmi, padre? Mi spiace. Non hai speranze. La maledizione è irreversibile. Presto di te resterà soltanto il mostro. Però, con i tuoi ultimi istanti di umanità, puoi aiutarci a fuggire. Dai, faccio il buono, raga. Quando sarò sulla cabina, premi quel pulsante. Darà inizio alla discesa. Mi spiace che debba finire così per te. No. Voglio che tu sappia che il tuo sacrificio non sarà dimenticato. Cavolo, raga. Non possiamo aspettare ancora! E loro vanno via. E io resto qua. Sono un fottuto Wendigo. Finisce così. Finisce così. Ma siamo seri? Ah, io non lo so perché ogni volta che gioco a qualcosa ci sono sempre finali stronzi. Va bene ragazzi, concludo con questo video, spero veramente che vi sia piaciuto, spero che la serie in sé vi sia piaciuta. Sì ragazzi, c'è più di un finale, il nostro è stato un finale abbastanza di cacca perché abbiamo preso delle decisioni abbastanza di cacca e quindi è finito così. Quindi inizieremo una nuova serie che ancora devo decidere e le alternerò insieme ai videotech. In più faremo tante altre serie in live. Quindi, come al solito vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook, sono tutti i link qui sotto in descrizione. Noi signori, ci vediamo alla prossima. Ciao! E anche l'ennesimo gioco ha un finale del cazzo. Complimenti. Bello a me.